Nelle mie narrazioni dedico molta attenzione al cinema. Il cinema che appassionava gli italiani negli anni del fascismo, negli anni della guerra, negli anni della resistenza, nei primi anni della neonata Repubblica. Il colonnello Luigi Mari e sua moglie Yolanda sono appassionati di cinema, così come il tenente Barbetti. Io amo il cinema, l'ho sempre amato, grazie anche a una persona, il mio professore di educazione cinematografica, una persona che ho conosciuto 55 anni fa e che da allora è stata la mia guida nel mondo fantastico del cinema. Ecco, in uno dei tanti cineforum, padre Virgilio Fantuzzi, gesuita e critico della civiltà cattolica. In questa foto del 1964 è ritratto in una sala di montaggio con il regista Pierpaolo Pasolini. È l'anno di uscita del film Il Vangelo secondo Matteo, quello che considero il capolavoro assoluto di Pierpaolo Pasolini. In quello stesso anno esce Per un pugno di dollari con il mitico Clint Eastwood, il primo di una serie di meravigliosi film del grande maestro, indimenticato Sergio Leone. Quelli di Federico Fellini sono i film sui quali ho più discusso, ma quello che mi è rimasto più nel cuore è Amarcord, la narrazione che assomiglia un po' alla mia scrittura. E poi c'erano i film di Impegno Civile, dai libri di Leonardo Sciascia fino a Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, con la mitica interpretazione di Gianmaria Volonté. Il produttore che più ho amato è certamente Dino De Laurentiis. Lui invitava padre Virgilio Fantuzzi e tutti noi studenti a visitare Dino Città. In quell'epoca si girava il film La Bibbia, qui è con John Huston. Ricordo l'impressione che mi fece vedere la gigantesca Arca, ma ancora più impressionante furono le riprese di Waterloo con Rod Steiger. Tra tutti i film di quegli anni lontani, 2001, Odissea nello spazio, è quello che ancor più di tutti oggi mi affascina per la sua enigmaticità interpretativa. Il mio ringraziamento a Virgilio Fantuzzi è questo brano, tratto da Nuovo Cinema Paradiso, la sequenza delle sequenze dei film d'amore.